Ciao ragazzi, come potete vedere sono insieme al capitano e sto realizzando questo video per aggiornarvi sull'esito della campagna abbonamenti. Sapete che un mese fa lanciamo questa proposta di 12 euro l'anno per sostenere il canale, l'attività a tutto il 2016, in quanto le ore di lavoro sono importanti, quindi per permettere ai due ragazzi che mi assistono da quest'estate di continuare a svolgere il lavoro e quindi a dedicare molto tempo, si fanno le nottate, ve lo dico subito, era stata lanciata questa idea. Siccome ci sono state solo 10 persone che hanno sottoscritto l'abbonamento, saremo costretti a sospendere dal 1 novembre, come già vi anticipammo in caso di esito negativo. Se invece dovesse esserci una risposta positiva, il prima possibile, riprenderemo a caricare il prima possibile. Quindi vi invito ad andare sul sito. Infine faccio i nomi di tutti quelli che ci hanno sostenuto e rispondo anche a qualche commento che è arrivato. Alessandro dalla Germania, Giuseppe dal Piemonte, Domenico e Marcello dal Lazio, Michele dagli Stati Uniti, Stefano dalla Lombardia, Gus dall'Australia, Raffaele dal Piemonte e poi ci sono Giuseppe e sì, Raffaele dal Piemonte no, me lo sono inventato, Raffaele dal Belgio, poi ci sono Giuseppe e Francesco dalla Campania. Raffaele dal Belgio ci ha anticipato dei soldi prima che lanciassimo questa idea, ce l'ha donati. La tua donazione sarà restituita, Raffaele, anche se sei contrario, ti ringrazio tantissimo, sei un grande uomo. Detto questo, andiamo avanti. Qualcuno di voi ha osservato che YouTube potrebbe far ripagare il lavoro che viene svolto. YouTube purtroppo paga una miseria, questo mese di caricamenti record sono stati fatti 100 euro netti a testa per due ragazzi. Quindi vi dico che non è stata praticabile rispetto al lavoro che viene svolto. Le TV invece, nonostante sappiano e ci apprezzino, ci stimino, non sono interessate a sostenere economicamente il progetto. Il Napoli continui così perché questa è una stagione veramente importante, non dico altro altrimenti sarei costretto a grattarmi. Però stiamo godendo come i pazzi, speriamo di continuare a godere, perché una volta ogni tanto è giusto che anche noi, che calcisticamente purtroppo non abbiamo una storia a parte Maradona immensa, ci facciamo gli occhi. Grazie alla squadra, grazie al PP De Guendi soprattutto, perché mi sta facendo a ricreare, speriamo che ci faccia ricreare fino a fine stagione. Un saluto a tutti e forza Napoli!